quando sono arrivata qui la prima volta, negli anni 70, sono rimasta colpita dal modo di accoglienza delle suore di questa struttura. Tant'è vero che la suora di cucina, lo avrò ripetuto tante volte, una suora anziana, c'aveva intorno tanti ragazzi, sì, ma guardi che come fa tutti questi ragazzi? È casa loro questa, quindi c'è spazio per tutti. Sul portone di via Sassoverde, in pieno centro storico ad Arezzo, le lettere in rilievo formano le parole Istituto Tevenin. Per Suor Rosalba e per molti altri il nome corretto però è quello di Casa Tevenin. In occasione della presentazione del nuovo consiglio di gestione della Fondazione Tevenin, Suor Rosalba apre il suo libro dei ricordi partendo proprio da quel nome, Casa Tevenin. Che significa creare una casa dove abita una famiglia e creare quindi le condizioni di vita familiare per quelle persone che vengono ospitate qua dentro. Un'attenzione che Suor Rosalba ha poi rivolta a sua volta verso i bambini della Casa Tevenin, tanto che una di loro la chiamava mamma. C'era una di queste bambine che mi chiamava mamma, perché me l'avevano portata di notte, trovata su un cofano di una macchina, di 2 anni neanche, qui della zona di via 25 Aprile, e me la so portata con me, l'ho cresciuta. Poi sono riuscita a darla in adozione a una famiglia molto in gamba, perché... E quindi per lei ero la mamma, non c'aveva altri, così come per tante altre di queste creature che sono cresciute qua dentro. E oggi è lo stesso, oggi faccio la nonna con queste qui. Allora mi vengono a chiedere il cioccolatino, stamattina uno voleva biscotti buoni. Sono disponibile perché credo che non sia viziarle, ma sia fargli sentire che ci siamo con loro.